Continuiamo il nostro percorso sulle specchiere. Oggi analizziamo quattro specchiere dette ventole, primo quarto del Settecento, sempre in Toscana. Buongiorno, sono Enrico Sala di Fine Art by Di Mano in Mano, responsabile della parte antiquariato per i mobili e le arti decorative. Oggi andiamo ad analizzare sempre delle specchiere, però in una funzione molto specifica, che è quella di illuminare. L'abbiamo visto per tutte le altre specchiere, che l'idea di uno specchio che riflette la luce nella stanza serve anche ad illuminare la stanza, ma in questo caso questa tipologia di specchiere, come vedete, ha un portalumi su cui venivano messe delle candele per illuminare la stanza di notte al buio, delle candele che venivano riflesse con la loro luce dallo specchio retrostante inserito nella cornice. Come vi dicevo, siamo in Toscana, quindi in quell'ambito molto simile al video che abbiamo fatto sulla grande specchiera con lo stemma Antonini, e le caratteristiche iconografiche sono molto simili. Vi faccio vedere tutta la parte di intaglio e quella parte di ornato che abbiamo già visto anche nell'altra specchiera. Parto dalla cimasa e poi scendiamo. Come vedete, nella cimasa noi abbiamo una testa, sembrerebbe una testa femminile, con una sorta di tiara che tiene i capelli, e alle sue spalle questo grande ventaglio che abbiamo visto in più soluzioni, fatto con foglie d'acanto e via dicendo. In questo caso è realizzato quasi come se fosse un vero e proprio ventaglio. Sotto questa testa mugliebre abbiamo una sorta di abito, di vestito che si muove quasi come se fosse anche una conchiglia, e una serie di riccioli. Ritroviamo i nostri riccioli che formano queste C, queste S che si intersecano, che si incrociano, da cui poi escono elementi, come abbiamo visto già più volte, vegetali e floreali, quindi foglie e fiori che si distribuiscono, si attorcigliano e si mescolano insieme alle parti architettoniche dei riccioli. La nostra specchiera è realizzata in una sorta di scudo, come possiamo vedere, non è più un elemento rettangolare ma è mosso, e la modanatura è molto semplice, con una sorta di rigato all'interno e basta. Nella parte sottostante abbiamo ancora i nostri riccioli e le nostre piccole foglioline inserite, e vediamo se riesco a togliervi il braccetto che poi vi faccio vedere. Nella base questo mascherone che abbiamo già ritrovato in altre circostanze, sempre sulla specchiera toscana che abbiamo visto nello scorso video. Come avete visto, io ho tolto questo elemento che presenta le stesse caratteristiche iconografiche, cioè dei riccioli, delle foglie d'acanto, dei fiori, delle rose, realizzati però in ferro battuto e lamierino. Il tutto dorato, e che presenta su queste due corolle di fiori degli alloggi dove venivano inseriti i ceri che servivano poi a illuminare lo specchio e quindi la stanza. Ok, lo rimettiamo al suo posto. La caratteristica di questi quattro specchi è anzitutto il numero, nel senso che è difficile trovare dei numeri grandi di queste specchiere. Spesso si trovano a coppie, però noi dobbiamo pensare che generalmente illuminavano tutta una stanza, quindi erano distribuite all'interno della boiserie, dell'arredo della sala, in grande numero, in modo che potessero illuminare. Quindi si trovano anche nei palazzi storici che conservano l'arredo originale serie di 8, 10, 12 specchiere uguali che venivano distribuite sulle pareti. In sostanza, queste specchiere, che vengono anche chiamate ventole, un nome che deriva dal rivestimento che veniva posto davanti alle candele per proteggerle dal vento, sono fondamentalmente delle applique, come utilizzeremmo noi oggi nelle case a muro per poter illuminare le stanze, né più né meno che questo esempio che trova al suo fianco di applique di Fontanarte. La differenza sostanziale è che non abbiamo più la candela da dover accendere e spegnere tutte le volte, ma basta un interruttore e si illumina.